La Scuola Superiore per Supereroi è lieta di annunciarvi l'eroe del mese. Beh, in realtà sono gli eroi del mese. Starfire e Cyborg. È la prima volta nella storia di questo premio. Ma visto che Cyborg e Starfire collaborano per difendere Metropolis dagli attacchi di Trigon, meritano entrambi questo titolo. Oh, solo perché sei grande, rosso e spaventoso credi di poter mettere a soqquadro la mia città? Ti sbagli! Ottimo lancio, ora tocca a me! Starfire ha il potere di volare, un alto grado di superforza e le Star Balls. Cyborg è in parte umano e in parte meccanico, per ogni suo potere ha un'applicazione. Noi siamo ottimi amici, ci completiamo a vicenda. Siamo un'unità grammaticale che comprende sia soggetto che predicato. Vi prego, smettetela con questo insopportabile lavoro di squadra. Starfire e Cyborg, gli eroi del mese. Hurra! Pow, e vai col picnic. Adoro fare i picnic. Non c'è niente di meglio che mangiare in mezzo alla natura. Amico, non sei un bravo serpente. Un serpente? Dobbiamo salvare queste persone. Al lavoro, supereroi. Ah, un orso! Aiutatemi! Meglio tenersi alla larga da questa creatura. Oh, supereroi che mutano di forma. Che cos'altro si inventeranno? Le persone che erano nel parco sono al sicuro. Ma da dove arrivano questi animali? Dallo zoo, ovviamente. Lion Mane! Ora aiuteremo Metropolis a entrare in contatto con il suo lato selvaggio. Perché non assecondi i tuoi istinti e ti unisci a me, Beast Boy? No! Non voglio! Non ti azzardare a toccare i miei amici o acconcerò la tua criniera a forza di pugni! No, ti prego, non avevo cattive intenzioni! Non è affatto sicuro lasciare che tutti quegli animali feroci girino liberi per la città. E vai, giochiamo al gatto e al pipistrello! Ehi! Questo lo farà dormire finché l'unità crimini speciali non arriverà a prenderlo. Sì, ottimo eroismo! E ora riportiamo tutti questi animali allo zoo. Venite con noi, amici animali! Ops. Accidenti! Che Vuoi sentire un indovinello? Cosa ottieni se un elefante si siede su un recinto? Un recinto nuovo! Starfire, raggiungi l'elefante e bloccalo! Io lo affianco e tu entri in azione, Beast Boy! Ferma dove sei, bestiolina adorabilmente rugosa! Ciao, amico! Sei pronto a seguire il tuo capo? Lascia aperto! Eccoci qui, tesoro. Direi che non era niente male per...
Sono una volontaria di questo zoo. Mi chiamo Mary McCabe. Ora non c'è tempo per le chiacchiere. Abbiamo un mucchio di animali selvatici da riportare nelle gabbie. Voglio aiutarvi! Forza, vieni qui, bel micione! Adesso! Grazie per aver salvato la mia ciccia! Te l'ho detto che funzionava! Te la sei meritata, amico! Ok, te ne do un'altra! No, 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 no! Non devi dare da mangiare agli animali! Cattivone! Lontano da lei! Ti siamo davvero molto riconoscenti! Già! Hai proprio un mucchio di abilità, secondo me. Sono solo brava con gli animali. Abbiamo già chiamato l'unità crimini speciali. Presto arriveranno a prendere Lion Mane. Oh, non c'è fretta. Oh! Credo che questa volta non vincerai, Batgirl. Ho aggiunto un ologramma al mio batciclo, così non si spaventa nessuno quando imposto il pilota automatico. È l'ora dello smoothie al miele e io ho fame. Sentite, mi brontola lo stomaco. Wow, sono davvero affamata. Oh, questo non è il tuo stomaco. Deve essere un terremoto! Oh! Che puzza di zolfo! Ripeti, Raven. Azarath Mitreon Zintos! Possiamo fare qualcos'altro, papà? Come leggere, geografia o fisica quantistica? A cosa serve la fisica quantistica? Qui nell'Underworld studiamo solo la magia. E tu non puoi non seguire le mie orme. Ma io odio la magia! Quella è lava! Sì, è lava! Non si preoccupi, ho fatto faville al test sulla lava. Accendiamo il condizionatore. Non è il momento per farsi un selfie. Ehi! E adesso? Devi impegnarti di più per aprire un portale nell'Underworld per Metropolis. Cosa? È a questo che serve l'incantesimo? Papà! Dai, non devi prendertela. Con un po' più di pratica riuscirai ad aprire portali ogni volta che vorrai. Tu non capisci? Io non voglio aprire dei portali come te. Perché no? Aprire portali è tanto utile quanto divertente. Azarath Mitreon Zintos! Ora continua a provare finché non crei un portale come questo, mentre vado a governare l'Underworld. Se è così ossessionato dai portali di Metropolis, allora è lì che andrò. Pensavo che la superficie puzzasse meno di zolfo. Oh, brimstone. Via, 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 via! Mia figlia! Che belle bolle! Ehi, ciao, supereroina! No, io non sono un eroe! Oh, la mia bambina! Lei è una vera supereroina! No, sono solo una passante. Oh! Oh, comincia l'operazione freddo come il ghiaccio! Wow! Aiuto! Siamo qui! Siamo bloccati! Ehi! Tu, laggiù, con l'aria un po' dark, ti va di darci una mano? Non posso!
Grazie. Di niente. Non so come funziona, da dove vieni tu, ma qui gli eroi si danno una mano. Ho salvato già 10 persone, Supergirl. Vinco io! Anche se gli eroi si danno una mano, c'è sempre spazio per un po' di sana competizione tra amici. Vado in superficie. Run! Wow! Seguimi! La Super Hero High è il posto più sicuro per metterli in salvo. Cittadini, rifugiatevi nella mensa! Ottimo lavoro, tesoro! Grazie, papà! Questa è la Super Hero High, dove impariamo come diventare degli eroi. Supergirl, occupati del settore 7. Agli ordini, Preside Waller. La mia nuova amica può aiutarci. Lei è... Aspetta, non so ancora il tuo nome. Raven dell'Underworld. Hai ricevuto la mia lettera di selezione? Il servizio postale dell'Underworld è un inferno. Selezione? Alla Super Hero High? Io non sono un eroe. Qui vi insegniamo a diventarlo. È incredibile che tuo padre si sia convinto. Non lo è. Supergirl, potresti occuparti del settore 7, per favore? Certamente! Cosa succede, Raven? È tuo padre la causa di questo disastro? No, è colpa della mia stupida magia nera. Purtroppo sono uguale a mio padre. Non sono d'accordo. Sembri una brava ragazza. Ma tuo padre è davvero un osso duro. Parlando del diavolo. Raven! Raven sarà in punizione per l'eternità! Non può punirla. Si è comportata come un'eroina. Un'eroina? Ora basta! Sarà in punizione per due eternità! Ops, scusa. Non preoccuparti, me ne occupo io. Raven! Papà, mi stai mettendo in imbarazzo davanti a tutti. Tu appartieni all'Underworld e devi tornarci immediatamente. Io voglio restare qui e frequentare la Super Hero High. Andare a scuola qui? Mai! Studenti, ai vostri posti! Ehi, sto bruciando di rabbia! Ehi, ma qui fa un po' caldo! O è una mia impressione? Forse è meglio darti una rinfrescata! Al cielo! Attenzione! Raggi repulsori! Azarath Mitrion Zintos! Sono negata per la magia! Dovrebbe essere orgoglioso di Raven! Oh! Sì! Bel super colpo! E anche grazie al tuo aiuto, genietto! Quindi la nostra super squadra di salvataggio è finalmente riunita! Voi, come osate intromettervi tra me e mia figlia? No, non farlo, papà. Tornerò nell'Underworld, ma ti prego, lasciali stare. Me ne andrò solo quando la Super Hero High avrà pagato per questo affronto. Gli eroi me la pagheranno. Siete un cattivo esempio per mia figlia! Tu sei un cattivo esempio! Lascia la mia amica! Lasciami andare, razza di bullo extra large! Devi fermarlo! Usa la tua magia! La magia? Il mio patetico tentativo di aprire un portale è la causa di tutto. Sì, un portale! Potremmo rispedirlo nell'Underworld. In teoria. Ma ho ereditato la magia da mio padre, quindi è pura malvagità.
A noi insegnano altro. I poteri, tra cui la magia, non sono buoni o cattivi. Sei tu che scegli. Puoi essere come tuo padre oppure puoi costruirti una nuova vita. Azarath! Cosa sta facendo? Apri un portale per Underworld. Venite, ho un'idea. Ehi, papà! Voglio fare beneficenza e fare delle buone azioni per gli sconosciuti. Non ci provare! Torna qui! Torna qui, signorinella! Ehi, Supergirl, da questa parte! Raven, ma tu non... Ho usato l'ologramma del baciclo. È stato facile, l'ho solo modificato un po'. Tocca a te, Raven. Azarath Mitrion Zintos! Un portale per l'Underworld! Non ti lascerò distruggere la Super Hero High! Oh, la mia principessa dell'oscurità ha aperto il suo primo portale! Mi hanno aiutata le mie nuove amiche. Ma credo che sia la fine. Non ci vedremo mai più, ragazze. Hai imparato a padroneggiare la tua magia più qui che in tanti anni di studio nella nostra scuola. Raven, dovresti frequentare la Super Hero High. Oh, davvero? Devi imparare tutto. Così quando sarai più grande, distruggeremo il mondo insieme. Sì, forse. Grazie, papà. Studia tanto e sii cattiva! L'avevo detto che sei un'eroina! No! Io non abbraccio. E il nostro Trigon dirigerà la raccolta fondi dell'associazione genitori insegnanti. Proprio una bella idea. Era necessario accettarlo nell'associazione? Non avrebbe accettato un rifiuto. Io odio le raccolte fondi. La Scuola Superiore per Supereroi è lieta di annunciarvi l'eroe del mese. Beast Boy! Cosa? Sono io l'eroe del mese? Ah, sì, grandioso! Beast Boy è un compagno straordinario! E vai! Battilotto! Quando non fai il monello in giro è un ottimo amico! Oh, non posso credere che nessuno ricordi che oggi è il mio compimese! Ho sentito bene! Qualcuno ha detto compimese! L'hai ricordato! Potrebbe sembrare tenero e coccolone, ma a volte sa anche essere una bestia ferocissima! Perché non te la prendi con qualcuno della tua specie? Come festeggerai la nomina eroe del mese? Voglio solo rilassarmi, i sabati sono fatti per riposare! Beast Boy, l'eroe del mese! In volo con l'aquilone! Blackfire, sono così contenta di questa riunione tra sorelle! Lo adori anche tu il giorno del divertimento! Sì. Oh! Cervello ghiacciato! Hai vinto! Il tuo cervello si è ghiacciato per primo! Ah, sulla Terra festeggiamo il vincitore versandogli tutte le bottiglie sulla testa! Aggiungi anche questa sul mio conto! Va bene! So io qual è il modo più spassoso per festeggiare il giorno del divertimento! Starsene seduta in santa pace a riflettere? Oh, Blackfire, la tua solita lingua tagliente. Io intendevo andarci a divertire come pazze allo zoo! Non lo trovi anche tu super divertente? Abbiamo idee diverse sul divertimento. Preferiresti ammirare gli orsi polari oppure i cavalli col mantello a chiazze? Ne ho abbastanza della terra e dei suoi animali. Insomma, che cosa mi rappresenta quello laggiù? Uno squalo con le gambe? È ridicolo. Ma quello non è un animale dello zoo, quello è il re squalo! Ho voglia di frittura di pesce! Dobbiamo fermarlo! Sì! Quei pesciolini non sono da mangiare! Beccati questo! Nessuna ragazzina potrà mai sottrarmi la mia cena! Forse tu potresti essere la mia cena! Nessuno si mangerà mia sorella per cena! Tornate qui, bocconcini! Cosa facciamo? Blackfire!
La filastrocca di quando eravamo bambine! Giro, giro, tondo, giro intorno al mondo, tira qua, tira là, al tappeto lui cadrà! Sì! Molto bene! Giorno del divertimento! Beh, torno all'Accademia di Korugar. Ci vedremo a Tamaran alla festa della sovranità? Non potrei mai perdermela! Grazie, sorellina. Mi sono divertita. Anch'io! Sì. Ragazze, vorrei presentarvi il nuovo insegnante di matematica, dottor... Come si dice? Said. Si pronuncia Said. Come sai, ma con la D alla fine. Benvenuto nella Super Hero High School. L'onore è tutto mio. Sarà un vero spasso lavorare con le menti più brillanti della galassia. E con tutte le altre. Harley, ti ho già detto niente mazze giganti nel corridoio! Azarath Mitrion Zintos! Wow, Raven, le tue abilità magiche sono incredibili! Niente di che, sbagliando si creano portali. Quanto lontano potrebbe portarti un portale? Bella domanda! Azarath Mitrion Zintos! Bumblebee? Supergirl? Ehi, c'è nessuno qui? Wow, sono passati dei mesi. Devo essere nel futuro. Che cosa è successo? Azarath Mitrion Zintos! Raven, cosa è successo? Che cosa hai visto? Io non me lo ricordo, ma è stato terribile. Oh, acide erbolina. Scusate, ragazze, ma finché non sapremo di più su quell'assurdo portale, non riuscirò a trovare una soluzione. Grazie per averci provato, dottor Said. È un piacere. Zintos! Phew. Ti ringrazio un milione di volte. Questa sì che si può considerare una magia super utile. Magia. Il libro delle leggende non è nel cavò sotto la nostra scuola? C'è una ragione per cui il libro delle leggende è stato rinchiuso. Diverse ragioni, in realtà. Lo so, ma se è in grado di restituire a Raven la memoria, che cosa importa? Vale la pena darci un'occhiata? Devo ricordarvi le regole che stiamo violando facendo questo? Prometto che lo restituiremo. Nessuno saprà mai che siamo state qui. È lì! La mia scansione dice che il libro è lì dentro. Forse, ripensandoci, questa non è stata una buona idea. Anzi, davvero pessima! Ecco perché bisogna lasciare in pace i libri magici. Deve esserci ancora un incantesimo a proteggerlo. Azarath Mitrion Zintos! Porta il tuo metallo magico lontano da me! Ora, Batgirl! Alle mani legate! Sì! Non vedevo l'ora di poterlo usare! Perché quel libro magico segreto sta distruggendo la scuola? Volevamo solo aiutare Raven, non pensavo che diventasse malvagio. Aiuto! Di solito non sono abituato a correre a questa velocità. Azarath Mitrion Zintos! Tutto bene, dottor Said? Fammi riprendere solo un po' di fiato. Incredibile, ci è mancato poco. Wow, quell'equazione è davvero assurda. Oh, quella? No, non è niente. Solo degli scarabocchi senza importanza per tenere occupata la mente. Buona fortuna con la vostra missione. Ciao, ciao! Do-
Dobbiamo fermare quel libro prima che invada l'intera scuola. C'è un contro incantesimo nel libro. Se riesco a trovare le parole giuste, l'incantesimo finirà. Ah! Aiuto! È qui! Presto, è andato nella mensa. Ah! Si è impossessato di tutto tranne che del lavandino. Come non detto? Attenzione, pentole e padelle! Ora è tempo di sbollire! Preso! Ora, Raven! E la Ares Arto svargota! Ulu Zintos! 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 Ce l'abbiamo fatta! Volete della torta alla banana? Grazie, Raven, per aver messo fine a tutto questo hocus pocus. Sei riuscita a ricordare qualcosa? Ricordi che cosa hai visto nel portale? No, soltanto che era buio e spaventoso. Detto dalla figlia degli inferi, è davvero un pessimo segno. Non ti preoccupare, è solo una questione di tempo prima che i tuoi ricordi tornino. Dobbiamo essere preparate. Qualunque cosa fosse, sta arrivando. E quindi ora, per quanto riguarda la pulizia di questo disastro? Sì, lo sappiamo. Creature ombra, ma mi prendi in giro? Lo so, arrivo subito perché sto facendo la babysitter. Damian, torna subito qui! Mio padre crede che mi serva una babysitter. È offensivo. Sono stato cresciuto dalla Lega degli Assassini, addestrato da guerrieri spietati. Non ho bisogno di un incompetente che si occupi di me come se fossi un comune moccioso. Bene, ma anche i piccoli assassini saputelli devono dormire. Andiamo. Dormire? Sono l'erede del pipistrello, il nipote di Ra's al Ghul. Io non dormo. Damian, io devo aiutare i miei amici. Non posso perdere tempo con te. Va bene. Non voglio sprecare il tuo tempo prezioso, visto che a quanto pare non sono un tuo amico. Mi dispiace. Non volevo... Ti rimbocco le coperte e ti leggo una storia? No, non è necessario. Buonanotte. Beh, va bene allora. Wonder Woman, vengo ad aiutarvi. Ehi, rallenta! Che cosa vuol dire che sono scomparsi? Robin! Abbiamo preso il ragazzo Meraviglia. Se ci lascerai tornare nell'ombra, non gli faremo del male. Certo, come no. Arrivano i rinforzi, Damian! Lasciatemi indovinare. Mi avete rapito mentre dormivo e ho continuato a dormire. Molto divertente. Non sapete chi sono io? A quanto pare non siete stati molto bravi. Quando dovete legare qualcuno, non potete usare un nodo semplice. Suggerisco una gassa adamante o un mezzo collo. Secondo un'analisi iniziale della sporcizia, il supercomputer dice che questa strana composizione è intrisa di energia elettrica. È impossibile che le creature ombra siano entrate nella mia stanza se non attraverso il mio telefono. Il che significa che hanno usato una combinazione di onde radio e corrente elettrica. Ora non ho le mie batcacchette. Eccellente! Almeno questo nodo sarà più o meno una sfida. Ora, parliamo del vostro aspetto. Non dico di indossare il mantello di un pipistrello, ma vi consiglierei qualcosa di un po' più... drammatico. Avrei dovuto immaginarlo. Batgirl, qui ho tutta la situazione sotto controllo. Dovresti aiutare i tuoi amici. Lo sto facendo. Robin, mi dispiace per quello che ho detto. Tu non sei una perdita di tempo. E sono molto felice che tu stia bene. Va bene, andiamo. Potrei rimboccarmi le coperte, ma non posso prometterti che dormirò.